Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova video lezione di filosofia e l'appuntamento di oggi è dedicato a un grandissimo protagonista del XX secolo, uno dei più importanti filosofi d'epoca moderna, ovvero Ludwig Wittgenstein, classe 1889, muore nel 1951, personaggio estremamente significativo per la cultura del Novecento. La passata video lezione, come saprete, era stata dedicata a Nietzsche. E ci sono dei legami importanti tra quella che è stata la, tra virgolette, rivoluzione moderna del pensiero nietzschiano e poi la posizione che avrebbe assunto Ludwig Wittgenstein nel corso del Novecento. Cominciamo a dire una cosa. Innanzitutto che Wittgenstein è il filosofo più importante del Novecento assieme a Martin Heidegger, a cui dedicheremo poi una video lezione più avanti. Si tratta di due canali, due posizioni, anche molto distanti fra loro, che però percorrono per direzioni molto diverse fra loro, tutta la cultura e la filosofia del Novecento. Ed è come se sia Wittgenstein che Heidegger facessero più o meno esplicitamente riferimento ovviamente a quello che è l'approccio nietzschiano, perciò il rifiuto nei confronti del sistema filosofico onnicomprensivo. E ripeto, prendono due direzioni diverse, perché se voi pensate che effettivamente una tendenza parte dalla riflessione di Edmund Husserl, altro importantissimo filosofo del Novecento, e attraversa tutta la fenomenologia e definisce quella che è stata detta la filosofia continentale, perciò Heidegger, e poi dopo Heidegger l'esistenzialismo, parleremo di Sartre in una delle prossime video lezioni, ma anche l'ermeneutica, il decostruzionismo, eccetera. Un altro versante invece fa riferimento a Wittgenstein, insieme a Wittgenstein, a quello che è stato definito il circolo di Vienna, oppure il neopositivismo. Cioè, in qualche maniera, il circolo di Vienna è una sorta di scuola che ha raggruppato una serie di intellettuali e soprattutto logici europei dei primi del XX secolo, che avevano nel loro progetto teorico la volontà di convertire la filosofia in logica, e perciò di abolire qualsiasi considerazione di tipo metafisico. La metafisica va bandita, la metafisica è stato il grande errore della storia del pensiero occidentale. Tutto può essere ri ricondotto al pensiero rigorosamente logico, questa è la posizione più radicale da parte di questa linea qui, che è rappresentata dagli autori del Circolo di Vienna, tra cui fanno parte tra gli altri Carnap, Neurath, Schlick, eccetera. E diciamo che in senso più generale è interessante perché il Circolo di Vienna per anni e anni hanno trascorso appunto questi membri del circolo nel corso dei loro incontri, nel corso dei loro appuntamenti, passavano il tempo a leggere e commentare alcune frasi, alcune proposizioni dello stesso Wittgenstein. Perciò Wittgenstein si fa capostipite di questa generazione. D'altronde, come vedremo, il pensiero di Wittgenstein non può essere totalmente ricondotto alle posizioni radicali dei logici del circolo di Vienna, perché dal pensiero di Wittgenstein si sviluppa tutta una serie di altre tendenze che saranno fondamentali nel Novecento, ne nomino alcune, per esempio la cosiddetta filosofia analitica, e perciò la filosofia che ha un grande importanza soprattutto in ambito anglosassone, la filosofia del linguaggio. Altra tradizione che nasce relativamente tardi rispetto a quelle che sono le altre tendenze della filosofia, come la filosofia politica, la morale, l'estetica, eccetera. E poi, per esempio, diciamo così, tutta la tradizione della cosiddetta scienza dei segni, semiologia, semiotica. Tutti questi elementi che sono fondamentali per la cultura del Novecento e della seconda metà del Novecento non sarebbero potuti essere sviluppati e affrontati senza questa importanza cardinale del pensiero di Ludwig Wittgenstein. Pensiero, guardate, estremamente complesso, nel senso che io spero di dare, come sempre, alcuni elementi introduttivi per parlare di Wittgenstein. La complessità di Wittgenstein, guardate, sta nel fatto che diversamente da Heidegger, questo soprattutto per quanto riguarda il linguaggio e la modalità del loro filosofare, Heidegger è difficile da subito, già fin dalla lettura. La cosa complicata di Wittgenstein è che Wittgenstein spesso fa riferimento a delle metafore, fa riferimento a delle anche situazioni di vita quotidiana, e perciò uno leggendo dice sì, vabbè, non mi sembra niente. E invece la complessità sta proprio nel comprendere la profondità nella superficie, ovvero la profondità proprio di quel dire, di quel modo di
di sviluppare il pensiero filosofico che è assolutamente originale da questo punto di vista. Allora, è interessante innanzitutto fare riferimento a quella che è la preparazione filosofica di Wittgenstein, anche questa possiamo dire anomala e che rende particolarmente affascinante Wittgenstein. Guardate, Wittgenstein trascorre una vita, se vogliamo, molto lontana rispetto a quello che è lo stereotipo del filosofo chiuso nel suo studio a leggere, leggere, studiare, che è molto più vicino probabilmente al profilo di Heidegger, in questo anche la differenza. Wittgenstein non è un personaggio di questo tipo. Mi stupisce, per esempio, che non sia mai stato fatto un film classico narrativo sulle vicende che hanno caratterizzato la vita di Wittgenstein. È stato fatto un film che vi consiglio, girato da Derek Jarman, che è un regista sperimentale, di cinema sperimentale inglese, che però non è un film narrativo, diciamo, classico, perciò non si racconta, non si ricostruisce giustamente la vita di Wittgenstein. Però la vita di Wittgenstein ha degli elementi anche affascinanti che probabilmente potrebbero essere funzionali a una sceneggiatura. E vi spiego perché. Allora, innanzitutto, la questione della preparazione filosofica. Sicuramente una grossissima preparazione in ambito logico, era allievo di Bertrand Russell, considerato il più importante logico della sua generazione. Conosce alcuni autori di riferimento nell'ambito filosofico, però, per esempio, voglio dire, non ha la cultura classica che aveva Nietzsche o lo stesso Heidegger. D'accordo? Vedete, tra le sue letture Agostino, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, perciò soprattutto è orientato nella dimensione più propriamente anche esistenzialistica, nel senso che vuole sapere il rapporto tra il pensiero filosofico e la vita quotidiana, quello è il tema che gli interessa. Però, per esempio, non ci sono fra i suoi referenti grandi come Kant, Hegel, non ha questa smania, diciamo così, della comprensione totale della filosofia a lui precedente. Un atteggiamento spesso anche sembrerebbe naif da questo punto di vista. Tanto che lui inizia la sua carriera studiando ingegneria e dopo aver iniziato la carriera accademica si arruola per il fronte allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. È la sua unica opera, perché poi è stato pubblicato tantissimo Wittgenstein, però la sua unica opera, diciamo così, terminata da lui stesso in qualche maniera e pubblicata in vita, ne parleremo tra poco, il Tractatus Logico-Philosophicus, che viene scritto, guardate, anche per la sua forma assolutamente stravagante, poi vi spiegherò come è costruito il Tractatus, viene scritto in parte durante la guerra, perciò lui in trincea durante la guerra spedisce delle cartoline a casa con delle proposizioni e delle indicazioni relative a questa sua opera. Nel 1920, scusate, abbandona la filosofia e diventa maestro elementare. Il rapporto con i bambini sarà fondamentale, soprattutto per quello che è definito il secondo Wittgenstein, un Wittgenstein in qualche maniera per molti versi rinnega quello che è stato sostenuto nel Tractatus Logico-Philosophicus, ma più che rinnegare si tratta di un andare oltre. E ovviamente questo andare oltre ha a che fare, vedremo, anche con la teoria dei giochi. E voi capite benissimo, avendo avuto un'esperienza diretta con i bambini, questo diventa fondamentale anche per quello che è lo sviluppo appunto del suo pensiero. Poi torna, vedete, nel 26 diventa giardiniere in un convento, perciò assume quasi questa forma di clausura. Nel 29 torna all'Università di Cambridge e riprende l'attività accademica. Il fatto che l'altra sua grande opera di cui parleremo, Le ricerche filosofiche, poi tutti gli appunti che sono stati pubblicati, non siano stati pubblicati da lui stesso, ha a che fare, diciamo, col tono perentorio del Tractatus Logico-Philosophicus, come se Wittgenstein avesse ritenuto che una volta detto quello che è stato detto col Tractatus Logico-Philosophicus, lui non avrebbe più avuto nulla da dire. Le cose, come vedremo, sono anche più complicate di così. Allora, quali sono gli assunti fondamentali del pensiero di Wittgenstein a partire dal Tractatus Logico-Philosophicus? Allora, innanzitutto l'identificazione profonda di logica, linguaggio e realtà. Questo è un assunto importante che viene affrontato in maniera radicale da parte di Wittgenstein. Perché innanzitutto, da un punto di vista proprio generale, l'idea è che l'oggetto possa esistere solamente nella relazione con gli altri oggetti.
E se l'oggetto esiste solamente nella relazione con gli altri oggetti, tale relazione è stabilita solamente a partire dal linguaggio e dalla logica. D'accordo? Non può essere isolato un oggetto. L'oggetto ha senso e può essere compreso solamente in base alla relazione, e ciò che garantisce la relazione sono linguaggio e logica. Perciò, linguaggio, ovvero la proposizione, offre l'immagine di un fatto. D'accordo? C'è identificazione nel pensiero di Wittgenstein tra linguaggio, immagine e fatto. E mettere il linguaggio al centro della sua riflessione filosofica significa, e questa è una frase nota, quasi una citazione, si trova dappertutto, affermare che i limiti del linguaggio sono i limiti del mondo, cioè i limiti del linguaggio sono i limiti del mio mondo. Non possiamo andare al di là del linguaggio, perché significa andare al di là della logica. E ovviamente tutti gli elementi sono riconducibili alla logica. In questa fase qui, nella fase del Tractatus Logico-Philosophicus, nulla per Wittgenstein è più fondamentale della logica. Nulla può andare al di là della logica, perché se va al di là della logica significa che non è pensabile, se non è pensabile non è dicibile, se non è dicibile non è neanche conoscibile, perciò non stiamo parlando assolutamente di nulla, d'accordo? Non ha proprio senso affrontare i temi che sono al di là del linguaggio e della logica. Se noi ci concentriamo sulla questione del linguaggio e anche sul dibattito di che cosa significhi una parola, o se volete in senso più generale, che cosa significhi una proposizione, diciamo che le varie teorie della significazione che hanno attraversato il pensiero del Novecento si rifanno più o meno tutte in maniera più o meno esplicitamente, insomma, a quella che è la teoria aristotelica, dove vigeva il principio della referenzialità o dell'ostensività. Cos'è l'ostensione? La parola sta per qualcosa di specifico, d'accordo? Io utilizzo una parola, dico casa, la casa corrisponde a un'immagine che ovviamente corrisponde a un oggetto che sta nella realtà. Quella parola sta per quell'oggetto. Da questo punto di vista, la posizione aristotelica, anche da un punto di vista scientifico, ha a che fare con questo assunto. La proposizione è sensata quando è vera, d'accordo? È vera nel senso che ha un corrispondente, ha una corrispondenza nella realtà. Allora, qual è la, diciamo così, la rivoluzione del pensiero di Wittgenstein a partire dal Tractatus? È che il compito della logica e della filosofia è quella di ripulire, di fare piazza pulita, di eliminare tutte le proposizioni insensate. Per Wittgenstein c'è una netta differenza tra la scienza e la filosofia. E quello che ha sempre sbagliato la filosofia è ritenere di avere un campo suo specifico, ovvero Wittgenstein detesta l'idea per cui la scienza ha a che fare con le cose concrete, per cui deve misurare la natura, mentre la filosofia, da Aristotele in poi, metatafisica, cioè deve riferirsi a qualcosa che è al di là della possibilità della dimostrazione, l'esistenza di Dio, che cosa è bene, che cos'è la libertà. E perciò, da questo punto di vista, per Wittgenstein, questa posizione ha dato la possibilità a ognuno di dire la sua su questi argomenti senza arrivare a una conclusione utile, d'accordo? In realtà c'è un legame molto profondo tra la filosofia, che a questo punto della riflessione di Wittgenstein coincide con la logica, e la scienza, perché la filosofia è la condizione stessa della scienza. Ma in che senso è la condizione? Bisogna fare un'analisi delle proposizioni. La filosofia deve riferirsi al valore delle proposizioni, ovvero al valore del linguaggio. Facciamo degli esempi, perché è così d'altronde che si sviluppa il pensiero di Wittgenstein. Io utilizzo una frase, d'accordo? E dico fuori piove. Che proposizione è questa? Fuori piove è una proposizione, sensata? Sì. Ci capiamo benissimo quando io dico fuori piove. È vera? Non lo so. Mi affaccio alla finestra e vado a vedere se fuori piove. E adesso vado a vedere, fuori c'è il sole, per quanto tiri molto vento, però è una proposizione falsa, sensata ma falsa, ovvero una proposizione da verificare. A questo livello del discorso si occupa la scienza. La scienza ha delle proposizioni, le deve verificare e a quel punto distingue tra proposizioni vere e proposizioni false. Le proposizioni vere appartengono appunto alla scienza. Il lavoro che deve fare la filosofia sta prima,
ovvero deve escludere nell'ordine delle proposizioni quelle che non possono essere verificate. E se non possono essere verificate nel momento in cui la proposizione corrisponde a un'immagine, corrisponde a un fatto, se non possono essere verificate, queste proposizioni devono essere prese, bannate e cancellate, perché non sono utili a nessun tipo di attività, né filosofica, né scientifica, né di nessun altro genere. D'accordo? Perciò fuori piove è una di queste. Continuiamo con gli esempi. Altra proposizione. Fuori o piove o non piove. La proposizione è sensata? Sì, cioè se me la dici io posso farmi un'immagine, d'accordo? Si tratta però di una tautologia. Perché, dice Wittgenstein, si tratta di, diciamo così, una proposizione che ha un senso logico che in qualche maniera non può essere dimostrata, nel senso che è vera ed è falsa contemporaneamente. D'accordo? Si tratta di una tautologia, perciò che non mi dà informazioni, non compete la scienza, non compete la scienza, perché non può essere verificata. Cioè la proposizione fuori o piove o non piove non può essere verificata perché immediatamente deve contenere al suo interno sia il suo senso che il suo negativo. Le proposizioni, dice Wittgenstein, della logica, ovvero della filosofia, hanno questa forma qui. Ed è quella che chiama Wittgenstein l'armatura o la scala che utilizziamo poi per arrivare al discorso scientifico. Cioè questo tipo di proposizioni non mi dicono assolutamente nulla del mondo, ripeto, non mi dicono nulla del mondo, fuori o piove o non piove, che mi sta dicendo del mondo? Assolutamente nulla. Però sono fondamentali perché regolano in qualche maniera il mio approccio di interpretazione dei fatti del mondo. Questo poi sarà più chiaro quando vedremo le proposizioni del Tractatus. E veniamo alla terza categoria. Per esempio, fuori piove e non piove. Questa è una contraddizione. È una proposizione che non è logica. Non posso farmi un'immagine di questa proposizione, perché io posso farmi un'immagine solamente o del fatto che fuori piove o del fatto che fuori non piove. Contemporaneamente questi due elementi non possono essere tenuti insieme. Guardate, questa è la forma logica tipica della filosofia precedente a Wittgenstein. Dice Wittgenstein, in realtà la metafisica ha a che fare con questo. Non mi posso fare un'immagine. E se non mi posso fare un'immagine, questa proposizione è insensata. E se è insensata, perché non mi dà né gli strumenti per riflettere sul mondo, non è una tautologia, perché non mi dà un'informazione, e d'altronde non può essere verificata, perché fuori piove e non piove, non può essere né verificata né falsificata, è lo stesso di dire che, voglio dire, è come ragionare sul sesso degli angeli, d'accordo? Se la proposizione non può essere verificabile, ovvero io non posso dire che è vera o falsa, come in questo caso, è una proposizione insensata. E in quanto tale, la filosofia deve farne piazza pulita, eliminarla, perché non è utile per nessun tipo di approccio e crea solo confusione. Un altro elemento importante che vedremo a proposito del Tractatus è la posizione di ciò che è al di là del linguaggio. Ovvero a un certo punto Wittgenstein all'interno del Tractatus, dove vuole ricondurre tutto il linguaggio alla logica e tutta la comprensione del mondo al linguaggio, perciò stesso alla logica, segna in qualche maniera all'interno del Tractatus dei confini e dice tutto ciò che è al di là del linguaggio è il mistico, lui lo chiama, utilizza solamente questa parola. L'etica, la religione e la filosofia appartengono a questa dimensione perché trascendono i limiti umani, che sono i limiti della sensatezza e della verificabilità. C'è molto della dimensione kantiana anche in questo, però in questo Wittgenstein è ancora più radicale di Kant. Perché, vedete, anche quello che sto dicendo io, la mia lezione su Wittgenstein, che cos'è? Probabilmente appartiene alle proposizioni di secondo tipo, ovvero è qualcosa che può essere utilizzato per comprendere il mondo e poi dirà Witt che se una volta utilizzata la scala si deve gettare, d'accordo? Perché quello che sto dicendo io a proposito dell'interpretazione fa Witt che se del mondo è verificabile o non verificabile. Ma soprattutto l'elemento è quello dei limiti del linguaggio. Cioè, hai voglia a dire, caro Kant, e lui non se la prende con Kant perché ripeto, non è che ci abbia un rapporto di lettura così importante, che c'è il numeno, la cosa in sé, questo in qualche maniera l'aveva detto anche Hegel, però poi Hegel ci mette in mezzo lo spirito, sì, però se uno comincia a parlare, a blaterare di spirito, eccetera, eccetera, quello tanto non può essere né verificato né falsificato, sono proposizioni insensate, d'accordo? In questo è radicale.
E da questo punto di vista, perciò, lui non esclude la possibilità che ci siano degli orizzonti che possono andare al di là dei limiti della mente umana, ma se vanno al di là dei limiti della mente umana, vanno al di là dei limiti del linguaggio. E perciò l'unico modo per approcciarsi a questi temi, come l'etica, la filosofia, la religione, è il silenzio. Basta. Cioè, non è che io già te dire che non posso parlare dell'esistenza di Dio, eccetera, 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 già è troppo per Wittgenstein. Il silenzio è il linguaggio della metafisica e di qui la proposizione fondamentale, anche questa citata e sovracitata, di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. D'accordo? Che molti hanno compreso e interpretato questa proposizione come un'accettazione, viene utilizzata spesso pure su Facebook per dire appunto che le persone dovrebbero parlare solo di ciò che sanno. Non è proprio questo il senso di Wittgenstein. Wittgenstein, questa proposizione ha un senso filosofico molto più radicale, logico. Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere, ovvero tutto ciò che non può essere tradotto in linguaggio è insensato. E se è insensato, è assolutamente inutile parlarne. Come è evidente, perciò, rispetto a quello che stavamo dicendo, ciò che viene condiviso da Wittgenstein e Nietzsche è sicuramente questo tono e questo livello dissacratorio rispetto al passato, la volontà di demolire le false verità, insomma, e di dimostrare come molti degli elementi che sono stati a fondamento della storia del pensiero occidentale fossero tutte delle mere apparenze che andavano superate. Ovviamente in due modalità differenti, Nietzsche lo fa col suo stile, invece Wittgenstein lo fa col suo in termini molto più rigorosamente logico-matematici quasi, dove quando parliamo di logica ci riferiamo effettivamente anche a quello che è il funzionamento del linguaggio, che è il punto di partenza fondamentale che attraverserà tutto il pensiero di Wittgenstein anche dopo la svolta, il cosiddetto secondo Wittgenstein, al quale arriveremo. Ma adesso concentriamoci sull'unica autentica opera di Wittgenstein che ha suscitato grandissimi dibattiti, che è il Tractatus Logico-Philosophicus, un titolo che già sembra quasi avere una nota ironica, nel senso scrivere un libro negli anni 20 con questo titolo, quasi fosse un'opera del Seicento, sembra quasi il riferimento sia a Spinoza, no? Però diciamo che quello che è ancora più anomala è la struttura del testo. Allora, io qui vi ho riportato alcune proposizioni, non sono tutte, in realtà l'insieme di tutte le proposizioni fanno poche pagine di testo, ma veramente di una densità incredibile. Vi consiglio di leggerlo tutto, però ripeto, probabilmente uno dei più complicati tra i testi. Ed ha una struttura anomala, perché? Perché tutto il Tractatus si regge su sette proposizioni. Numero particolare, il sette, insomma, voi mi insegnate. Però su sette proposizioni, in realtà poi ogni proposizione ha delle sottoproposizioni, che ha delle sottoproposizioni, eccetera, eccetera, che diventano anche parecchie, perciò vengono numerate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi c'è 1.1, poi 1.11, 1.121, cioè c'è una struttura logica che è veramente una sorta di armatura che sta di fondo al pensiero di Wittgenstein, estremamente particolare. Io non potevo metterle tutte, vedrete che ne ho messe parecchie e ne leggerò solamente alcune perché per rendere più, cercare di chiarire maggiormente la complessità di questa prospettiva filosofica, che è anche molto complicata da comunicare, cioè nel senso che il problema diventa metalinguistico, perché comunicare questa filosofia diventa estremamente complicato. Quali sono le sette proposizioni, intanto? Allora, come potete vedere, come vi dicevo, si tratta dell'unica opera pubblicata in vita. Perciò la ricomprensione della logica come struttura della realtà, la logica, vedete che sono la struttura della realtà, e la logica e la matematica non hanno valore descrittivo, ma hanno un valore strutturale in confronto di realtà. E dal momento che logica coincide con filosofia e coincide con linguaggio, questi sono gli elementi che strutturano la realtà. Perciò la coincidenza tra linguaggio ed esperienza sta nel fatto che tanto il linguaggio quanto la realtà si basano sulla logica. Nulla è più fondamentale della logica. E se tanto il linguaggio, quando è sensato, si basa sulla logica e tanto la realtà si basa sulla logica, c'è questa corrispondenza tra logica e realtà, tra linguaggio ed esperienza. Quali sono queste sette proposizioni che dicevo? Allora, innanzitutto, il mondo è tutto ciò che accade. Prima proposizione. Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose. Cioè, vedete subito il legame che
qualche maniera connette queste due proposizioni. Il mondo è tutto ciò che accade. Bisognerà vedere cosa intende Wittgenstein per accadimento. Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose. L'immagine logica dei fatti è il pensiero. Anche questo, perché ovviamente tutti quegli elementi a cui facciamo riferimento, e perciò linguaggio, logica e pensiero, il pensiero stesso si struttura sul principio della logica, e il pensiero elabora e offre immagini della realtà che coincidono anche a proposizioni. Tutto si regge sulla logica, è questo che mette in connessione linguaggio, pensiero, realtà, perché tutto si conforma alle regole severe della logica. Il pensiero è la proposizione munita di senso. E questo è importante, eh? Lo vedremo, il punto 4 è fondamentale. Il pensiero è la proposizione munita di senso. Cioè uno, capite l'importanza di Wittgenstein, uno veramente vorrebbe stare qui per 2 settimane, però il fascino di Wittgenstein, questa è una proposizione, una legge, il pensiero è la proposizione munita di senso. Eh no, perché già in questa proposizione esplode tutto il discorso di Wittgenstein in maniera dirompente. Perché lui dice, il pensiero è la proposizione, primo elemento, c'è cioè coincidenza fra pensiero e proposizione. Molti, anche ingenuamente, molti magari non conoscono Wittgenstein, potrebbero dire, no, vabbè, un conto è il linguaggio, un conto è il pensiero. No, Wittgenstein ci sta dicendo che il pensiero è proposizione. Se io posso creare un costrutto proposizionale, perciò un costrutto linguistico, allora posso dire di star pensando quella cosa. Se io non posso tradurla in proposizione, in realtà, diciamo, è la parte che lui chiama mistico, cioè quella parte lì non ha assolutamente nessun senso. Il pensiero poi non è una proposizione qualsiasi, è la proposizione munita di senso. Noi abbiamo visto prima che una proposizione, per essere munita di senso, deve essere o verificabile o falsificabile. D'accordo? Perciò il pensiero ha a che fare con le proposizioni che possono essere verificate o falsificate. Vi faccio un esempio. Provate a pensare che fuori piove e non piove. Provate a pensarlo. È una proposizione senza senso, perché questa proposizione non può corrispondere un pensiero, un'immagine. Perché tu o pensi che sta piovendo o pensi che non sta piovendo. D'accordo? E a questa categoria, ovvero alle proposizioni di cui voi non potete farvi immagine, appartiene il 90-95% di tutta la storia della filosofia e perciò tutta è insensata. D'accordo? Proposizione 5. La proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari. Noi ovviamente non possiamo addentrarci anche questa, la forma generale della funzione di verità è quella che vedete, questa è la forma generale della proposizione e poi la chiosa straordinaria di Wittgenstein, dopo tutto questo percorso, su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Andiamo più nel dettaglio di quelle che sono le sottoproposizioni di questi punti per cercare di spiegare meglio, ma ripeto, sarà circolare, non ci sarà veramente uno sviluppo relativo alla possibilità di esaurire completamente la portata del pensiero di Wittgenstein. Perché effettivamente la complessità è molta. Allora, dalla prima proposizione, il mondo è tutto ciò che accade. 1.1, il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose. Straordinario. Cioè il mondo è la totalità dei fatti e il fatto ha a che fare con la relazione tra le cose. E la relazione tra le cose ce la dice il pensiero. E il pensiero si struttura su proposizioni sensate e perciò si struttura sul linguaggio. Ok? Il mondo 1.1.1. Il mondo è determinato dai fatti e dall'essere essi tutti i fatti. Perciò i fatti non sono le cose, i fatti sono le relazioni. 1.1.2, che la totalità dei fatti determina ciò che accade ed anche tutto ciò che non accade. La totalità dei fatti determina ciò che accade e anche tutto ciò che non accade. Ovvero, non è detto che un fatto debba avere una corrispondenza reale, perché, per esempio, il mondo è la totalità dei fatti, nella totalità dei fatti sono compresi anche i fatti che non si stanno svolgendo. Cioè, se io dico fuori piove è un fatto. Mi affaccio alla finestra, piove? Non piove. Perciò è una proposizione falsa, non insensata, e comunque rappresenta un fatto. E la totalità dei fatti, anche quelli che non hanno corrispondenza nella realtà, però sono immagini mentali, determinano relazioni, quelle sono reali. D'accordo? I fatti nello spazio logico sono il mondo, vedete, i fatti nello spazio logico sono il mondo, e lo spazio logico è anche il pensiero, per quanto ci sia una corrispondenza poi nel momento della verificabilità. Il mondo si divide in fatti, 1.21, una cosa può accadere o non accadere e tutto l'altro restare uguale.
Vediamo un po' di altre proposizioni, per esempio dalla seconda, ciò che accade, il fatto, il sussistere di stati di cose, ciò che accade, il fatto, il sussistere di stati di cose. Noi ci facciamo immagine dei fatti, l'immagine presenta la situazione nello spazio logico, il sussistere e non sussistere di stati di cose. Immagine è un modello della realtà, agli oggetti corrispondono nelle immagini gli elementi dell'immagine, l'immagine è un fatto. Vediamo anche questo, uno stato di cose pensabile vuol dire noi ce ne possiamo fare un'immagine. La totalità dei pensieri veri è un'immagine del mondo. Il pensiero contiene la possibilità della situazione che esso pensa, ciò che è pensabile è anche possibile. Ecco, questo è straordinario perché se io per attribuire senso a una proposizione indico come condizione quella di poter essere verificata o falsificata, significa che quella proposizione ha il criterio della possibilità. Perciò ciò che è pensabile è anche possibile. D'accordo? Non che ciò che è pensabile debba essere vero, deve essere possibile. D'accordo? Non possiamo pensare nulla di illogico, che altrimenti dovremmo pensare illogicamente. E qui si entra nella contraddizione per cui il pensiero si sviluppa secondo norme logiche. Qui ce ne sono tantissime, però la questione, per esempio, vedete, il più delle proposizioni e questioni che sono state scritte su cose filosofiche è non falso. Che già significherebbe dargli troppa dignità, secondo Wittgenstein, è insensato. Perciò a questioni di questa specie non possiamo affatto rispondere, ma possiamo solo stabilire la loro insensatezza. Il più delle questioni e proposizioni dei filosofi si fonda sul fatto che noi non comprendiamo la nostra logica del linguaggio. Poi vedete, la totalità delle proposizioni vere è la scienza naturale, perciò la scienza naturale deve verificare le proposizioni, distinguere le proposizioni vere e false, quello che deve fare la filosofia è arrivare prima. La parola filosofia deve significare qualcosa che sta sopra o sotto, non già presso le scienze naturali, sopra o sotto. Deve definire, deve aiutare la scienza a togliere di mezzo quelle proposizioni che non possono essere verificabili. La filosofia limita il campo disputabile della scienza naturale, vedete? Essa significherà l'indicibile rendendo chiaro il dicibile. Il senso della proposizione è la sua concordanza o meno, la possibilità di sussistere o meno di stati di cose. La negazione inverte il senso della proposizione. Qui non voglio leggere alcune, sono particolarmente indicative, sempre relative alla sottoproposizione del punto 4. Tra i possibili gruppi di condizioni di verità vi sono due casi estremi. Nel primo caso, la proposizione è vera per tutte le possibilità di verità delle proposizioni elementari. Noi diciamo che le condizioni di verità sono tautologiche, le condizioni di verità sono tautologiche. Nel secondo caso, la proposizione è falsa per tutte le possibilità di verità. Le condizioni di verità sono contraddittorie. Nel primo caso noi chiamiamo la proposizione una tautologia, nel secondo una contraddizione. È quello che abbiamo visto all'inizio. La proposizione mostra ciò che dice. La tautologia e la contraddizione mostrano che esse non dicono nulla. Ovviamente, straordinario perché queste proposizioni che noi stiamo leggendo appartengono all'ordine delle tautologie, perché poi il problema fondamentale è dire che queste proposizioni stesse che ha scritto tu, caro Wittgenstein, non sono verificabili o falsificabili, sono l'armamentario logico che serve poi, come una scala, dirà Wittgenstein, per proseguire un percorso. Ora lui distingue queste tre categorie che abbiamo visto prima di proposizioni e dice la proposizione, quella sensata, mostra ciò che dice. La tautologia e la contraddizione mostrano che non dicono nulla, perché non ci danno un'immagine del mondo. Noi abbiamo visto che la tautologia è fuori, o piove o non piove. Questo vuoi farti un'immagine del mondo? No, è una proposizione logica però. Una proposizione logica che è tautologica e non ci dice nulla. Che ci dice? Non sto dicendo fuori piove, che è già un'informazione, che poi vado a verificare. Fuori o piove o non piove. È una tautologia, dice tutto. Dice tutto. La contraddizione non dice niente veramente, perché dice fuori piove e non piove. Questa ovviamente è una posizione senza senso. Perciò vedete, tautologia e contraddizione non sono immagini della realtà. Esse non rappresentano alcuna possibile situazione. Infatti, quella ammette ogni possibile situazione. Fuori piove e non piove. Non ha detto niente. Questa, la contraddizione, non dice nulla. Nella tautologia le condizioni della concordanza con il mondo, le relazioni di rappresentazione si annullano l'un l'altra, così che essa non sta in alcuna relazione di rappresentazione con la realtà. Voi vedete, la verità della tautologia è certa, e perciò non c'ha valore di verificabilità o falsificabilità, perché è sempre vera. Fuori o piove o non piove, è sempre vera. Della proposizione possibile. Della contraddizione, invece, è impossibile, perciò è certa in quanto impossibile. Certo, possibile, impossibile, ecco l'indizio della gradazione che ci serve nella teoria della probabilità. E
E perciò la proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari. I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo e il soggetto non appartiene al mondo, ma è un limite del mondo, perché il mondo si struttura in base al linguaggio. Qui ci sono tante, le proposizioni ad oggi sono tautologie, vedete poi molto perentorio, dopo abbiamo visto il punto precedente, arriva a dirlo chiaramente, la matematica è un metodo logico. Il buono o cattivo volere può alterare solo i limiti del mondo, non i fatti. Il mondo del felice è altro rispetto a quello dell'infelice. Come pure alla morte il mondo non s'altera, ma cessa. La morte non è un evento della vita, la morte non si vive. La morte appartiene a quel circuito del mistico, per cui qualsiasi cosa che diciamo non ha senso, perché non appartiene alla vita. Non come il mondo è il mistico, ma che esso è. Noi sentiamo che anche qualora tutte le possibili domande scientifiche avessero avuto risposta, i problemi della vita non sarebbero stati ancora neppure toccati. È qui che c'è l'annuncio del superamento di Wittgenstein, perché lui ha detto sì, tutto si esaurisce all'interno dell'ambito logico, ma noi sentiamo, questo sentire è importante perché sarà l'elemento rivoluzionario del secondo Wittgenstein che criticherà lo stesso autore del Tractatus, come vedremo. Certo, allora non resta più domanda alcuna, a questo punto, e questa appunto è la risposta. Ovvero, vi è davvero dell'ineffabile, esso mostra sé, è il mistico. È importante questo perché le domande scientifiche non esauriscono tutto l'ordine dei problemi. Il fatto è che qui specifica come tutto ciò che è al di là della verificabilità non ha senso in quanto linguaggio. E perciò la cosa migliore è tacerne, cioè non bisogna parlarne. E da qui poi. Dopo questa carrellata, che immagino estremamente ardua, passiamo invece a quella che è un'altra fase estremamente affascinante del pensiero di Wittgenstein, che è il cosiddetto secondo Wittgenstein, che è l'autore delle cosiddette ricerche filosofiche. Adesso vediamo, diciamo, la seconda parte di questa lezione relativa al cosiddetto secondo Wittgenstein. Allora, i rapporti fra il primo Wittgenstein, quello del Tractatus Logico-Philosophicus, e il Wittgenstein della seconda fase, vedete, ricerche filosofiche pubblicato postumo, come tutto il resto della produzione wittgensteiniana. I rapporti, dicevo, che ci sono fra queste due anime dello stesso autore, un tema estremamente dibattuto in ambito accademico universitario. C'è chi insiste, per esempio, sull'elemento di continuità tra le due prospettive, chi invece insiste maggiormente su quella che è proprio una svolta, un ripensamento radicale da parte dello stesso Wittgenstein. Ricerche filosofiche, un testo pubblicato da Einaudi, a cui farò riferimento adesso durante la lezione, leggendovi alcune proposizioni che sono sistemate da Wittgenstein, molto interessante la preparazione, dice Wittgenstein. Io ho provato a ordinare queste proposizioni, non so se sono riuscito a ordinarle al meglio. Il lettore, se vuole, può fare un tentativo di ordinarle come preferisce. Ovviamente Wittgenstein aveva anche un ego abbastanza forte, nel senso che sapeva di essere un genio, e questa battuta ha a che fare con l'interpretazione di questa battuta è del tipo: guardate che queste proposizioni non possono essere ordinate in maniera sistematica. Anche perché questa è una filosofia che non vuole offrire un sistema. Perciò è come se fosse ironico da questo punto di vista. E io adesso vi leggerò alcune di queste proposizioni dopo avervi dato, diciamo, i temi fondamentali e poi a dimostrazione di quanto esporrò, vedremo di leggere le proposizioni attinenti, alcune di quelle che si possono trovare all'interno del volume. E l'approccio anche del modo in cui, diciamo così, Wittgenstein scrive queste proposizioni, fa tutt'uno, e torniamo a un altro elemento tipicamente nietzscheano, forma e contenuto fanno tutt'uno anche nel fare filosofico, perché l'assunto di fondo, come vedremo nelle ricerche filosofiche, è che c'è qualcosa che viene prima della logica. Non è vero che la logica viene prima di tutto. E questo qualcosa che viene prima della logica ha a che fare col linguaggio quotidiano. È il linguaggio quotidiano che innerva e che permette anche la comunicazione della filosofia. E questo linguaggio quotidiano spesso è precedente rispetto alle severe norme della logica e della matematica. Ed è per questo che lui fa degli esempi che sembrano assolutamente banali. Veramente, dopo vi leggerò, sembra veramente che non sia filosofia, d'accordo? E invece sta proprio lì la complicazione più profonda. Perciò il cosiddetto secondo Wittgenstein che torna a riflettere sul rapporto tra linguaggio e logica e cambia radicalmente direzione a questo proposito. Resta centrale il tema del linguaggio, però viene, diciamo così, scardinata questo legame
Il Tractatus era proprio consustanziale proprio tra logica e linguaggio. Perché? Perché si accorge Wittgenstein, lavorando con i bambini, per esempio, che c'è qualcosa di più fondamentale nella logica, che può essere definito anche un sentire in qualche maniera, e che ha a che fare con l'adesione immediata al linguaggio comune. L'adesione immediata al linguaggio comune. Proviamo a tradurlo in un modo. Allora, linguaggio scientifico e linguaggio logico. Resta un tema però, che se tu mi vuoi insegnare qualcosa della logica, come per esempio sto facendo io, parlando adesso qui di divulgazione, io sto utilizzando in realtà il linguaggio comune. Cioè bisogna presupporre il fatto che ci sia un orizzonte di senso condiviso anche per comunicare cose attinenti alla scienza e alla logica. Il tema a che fare col fatto che per Wittgenstein, nel secondo Wittgenstein, il significato di una parola non è nell'oggetto che essa designa, ma nell'uso che ne facciamo. Il linguaggio si compone perciò di una pluralità di giochi linguistici, ognuno con le sue regole, in rapporto tra loro per somiglianze di famiglia. Da questo punto di vista, la rivoluzione della svolta linguistica di Wittgenstein sta nel superamento del concetto di concetto. D'accordo? E perciò diciamo, l'assunto è il principio pragmatico, tutto il cosiddetto pragmatismo del Novecento è un'altra di quelle scuole che si rifà fortemente alla teoria di Wittgenstein. Che cosa stiamo dicendo? Innanzitutto che il significato della parola non è l'oggetto, c'è cioè la primissima proposizione in cui Wittgenstein fa riferimento a una battuta di Agostino d'Ippona a proposito del tempo. Quando Agostino diceva il tempo è una di quelle cose per cui se nessuno me lo chiede io so che cos'è, quando me lo chiedono sembra che io non sappia che cos'è. Esattamente questo. Cioè, il significato di una parola, come vedremo, non è strettamente collegato alla pratica ostensiva, per cui io dico tavolo, il tavolo è quella cosa lì. Perché il significato di tavolo ha a che fare con l'uso che io faccio di questa parola. E l'uso è dettato da quello che è un gioco linguistico. Quello che arriverà a dire Wittgenstein, come vedremo, è che ci sono una pluralità di giochi linguistici e ogni gioco linguistico definisce l'orizzonte che dà senso alle parole che vengono utilizzate al suo interno. La logica è solo uno di questi giochi linguistici. Questo ha a che fare anche con la nozione di somiglianza di famiglia, il superamento del concetto di concetto, nel senso che per Wittgenstein è anche il concetto stesso che viene in qualche maniera coinvolto da questo ripensamento del linguaggio. E questo avrà a che fare anche con l'immagine, che è la parte in cui finiremo la nostra lezione. Andando con ordine rispetto a quello che stiamo dicendo, partiamo proprio dal testo di Wittgenstein, sempre le ricerche filosofiche, e leggiamo alcune di queste proposizioni che sono estremamente, ecco, per esempio, leggiamo queste, alcune sono straordinarie. Allora, sentite anche lo stile di Wittgenstein, eh? Pensa agli strumenti, questo è il paragrafo 11, pensa agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili. C'è un martello, una tenaglia, una sega, un cacciavite, un metro, un pentolino per la colla, chiodi e viti. Quanto differenti sono le funzioni di questi oggetti, tanto differenti sono le funzioni delle parole e ci sono somiglianze qui e là. Naturalmente, quello che ci confonde è l'uniformità nel modo di presentarsi delle parole che ci vengono dette o che troviamo scritte e stampate. Infatti, il loro impiego non ci sta davanti in modo altrettanto evidente, specialmente non quando facciamo filosofia. E ne leggiamo un altro prima di proseguire. Non lasciarti confondere dal fatto che i linguaggi consistono esclusivamente di ordini. Se vuoi dire che per questo non sono completi, chiediti se sia completo il nostro linguaggio. Se lo fosse prima che venissero incorporati in esso il simbolismo della chimica e la notazione del calcolo infinitesimale, questi infatti sono, per così dire, i sobborghi del nostro linguaggio. E quante case o strade ci vogliono perché una città cominci ad essere città? E questa è la parte importante. Il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città, un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, di case con parti aggiunte in tempi diversi, e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade diritte, regolari, case uniformi. Allora, il linguaggio viene paragonato a una città. C'è il borgo, perciò il centro, il cuore, il centro storico di questa città è rappresentato dal linguaggio quotidiano. Il linguaggio quotidiano è ciò che mi consente di
condividere con gli altri il senso e di potermi confrontare con gli altri. Si può, ci sono case nuove, case vecchie, in realtà poi quando vengono costruite le periferie con le strade dritte, perciò l'immagine rende bene l'idea, quelli sono i linguaggi della scienza, quelli sono i linguaggi della logica. Ma al fondo e prima della logica stessa deve esserci necessariamente il linguaggio quotidiano, che si basa su principi che non sono rigorosamente logici. Lo stavamo leggendo prima a tal proposito e vi leggo un altro paragrafo. Si potrebbe dunque dire, la definizione ostensiva spiega l'uso e il significato della parola quando sia già chiaro quale funzione la parola debba svolgere in generale nel linguaggio. Per essere in grado di chiedere il nome di una cosa si deve già sapere o saper fare qualcosa. Ma che cosa si deve sapere? Vedete, questa nozione di sapio, il fatto della possibile interrelazione fra i soggetti, è qualcosa che viene prima. Cerchiamo di rendere più facile tutto questo assunto relativo alla complessità del secondo Wittgenstein. Allora, se io a un certo punto devo dire a una persona di fermarsi, d'accordo? Sono all'interno di un determinato gioco linguistico, perciò vedo una persona che si sta avvicinando e dal momento che bisogna mantenere la distanza data la pandemia in corso, io gli dico a un certo punto, no, fermati là, fermati là. Allora, prendiamo questa proposizione. Ehi, no, no, fermati là, fermati là. Secondo i criteri del Tractatus, questa è una proposizione senza senso. E senza senso perché fondamentalmente non ci sta dando nulla di verificabile. È un ordine, è un ordine. È un ordine, oltretutto, non viene neanche, diciamo così, rivolto con caratteristiche né, specifiche e logiche. Perché se io avessi detto, senti, fermati esattamente nell'asse che si interseca tra la quarta piastrella a terra e la linea, sarebbe stato estremamente più logico. Capite però che se io mi fossi rivolto così alla persona che stava avvicinando, quello non mi avrebbe capito. Non mi avrebbe capito. Perché io stavo utilizzando un linguaggio pertinente ad un altro gioco linguistico, mi avrebbe preso per pazzo. Se invece io una persona la vedo e gli faccio, senti un attimo, fermati là, fermati là. Questo tipo di linguaggio è appropriato a quel gioco linguistico, non è verificabile in quanto proposizione, ma ci capiamo benissimo, è più che sensato, d'accordo? E questo attesta il fatto come in realtà la proposizione, pensate a un numero estremamente vasto di proposizioni che scopre Wittgenstein rispetto alla sua posizione del Tractatus, dice per esempio una preghiera, oppure una barzelletta. Ha senso una barzelletta? Sì, ha senso. Io rido quando mi vengono dette le barzellette. La barzelletta è verificabile o falsificabile? O forse proprio l'efficacia della barzelletta sta nel fatto che non è né verificabile né falsificabile. Un racconto è verificabile e falsificabile? Una preghiera ha senso? Certo che ha senso. Io capisco una preghiera, d'accordo? A meno che non è in un linguaggio, una lingua differente dalla mia, ma io capisco che è una preghiera. La preghiera ha senso? È verificabile la preghiera? Un ordine è verificabile? Questo passaggio per cui il senso delle parole non sta negli oggetti a cui le parole si riferiscono, non stanno nell'assetto logico, ma stanno nell'uso che si fa di queste parole, rivoluziona completamente il pensiero della cultura del Novecento. Perché io, per esempio, se utilizzo una parola come libertà, la parola libertà non ha per definizione una corrispondenza ostensiva. Assume un senso all'interno del contesto nel quale mi trovo, in maniere anche totalmente differenti. Se sto parlando di filosofia ha un senso, se sto parlando di medicina ha un altro senso, se sto parlando, per esempio, e sto giocando a carte con i miei amici, a un certo punto mi dice, no, guarda, c'è la libertà di cambiare le carte, ha un senso differente, d'accordo? Andiamo avanti magari con la lettura di alcuni di questi paragrafi. Per esempio, paragrafo 43. Per una grande classe di casi, anche se non per tutti i casi in cui ce ne serviamo, la parola significato si può definire così. Il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio e talvolta il significato di un nome si definisce indicando il suo portatore. Questo è straordinario. Che cosa ci dice? Che in realtà all'interno dei giochi linguistici c'è
C'è anche il gioco linguistico della referenzialità. Perciò, per una grande classe, per una grande classe di casi, anche se non per tutti i casi in cui ce ne serviamo, la parola significato si può definire così. Il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio. Perciò, il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio. C'è uno specifico gioco linguistico che è quello della referenzialità. In quel caso, la parola, per esempio, voglio dire, io mi chiamo Alessandro. D'accordo? Che cos'è Alessandro? Capite bene che già dire il fatto che Alessandro sono io significa dare senso a quella parola all'interno di questo gioco linguistico, perché Alessandro non sono solo io. Ok? Vi leggo per esempio quest'altra proposizione. Dice Wittgenstein, è interessante confrontare la molteplicità degli strumenti del linguaggio e dei loro modi di impiego, la molteplicità dei tipi di parole e di proposizioni, con quello che sulla struttura del linguaggio hanno detto i logici e anche l'autore del Tractatus Logico-Philosophicus, su cui si riferisce a lui stesso. Cioè, in realtà è fatto una serie di esempi, no? Fare una battuta, sciogliere indovinelli. Tradurre da una lingua all'altra, chiedere, ringraziare, imprecare, salutare e pregare. Tutte queste proposizioni sono tantissime, sfuggono da quello che era l'ordine rigoroso della logica che doveva esaurire l'intero ambito del linguaggio. Sono proposizioni che non sono né verificabili né falsificabili e tuttavia hanno senso. Caro autore del Tractatus, per questo si riferisce a lui stesso. E sentite qui, denominiamo le cose e così possiamo parlarne. Riferisci ad esse nel discorso. Riferirci ad esse nel discorso. Come se con l'atto del denominare fosse già dato ciò che faremo in seguito. Il denominare non esaurisce il discorso, il linguaggio. Come se ci fosse una sola cosa che si chiama parlare delle cose. Invece, con le nostre proposizioni, facciamo le cose più diverse. Si pensi soltanto alle esclamazioni, con le loro funzioni diversissime. Acqua. Allora, se io qui ne elenca diversi, dice acqua, via, ai, aiuto, bello, no. Lui elenca queste esclamazioni, mette il punto esclamativo dopo. Adesso sei ancora disposto a chiamare queste parole denominazioni di oggetti? Io quando urlo acqua, che senso ha? Mi riferisco forse a quello a cui si riferiscono i chimici, ovvero alla composizione chimica H2O, o mi riferisco alla bottiglia specifica che sta sul tavolo, oppure forse io quando dico acqua, acqua, è che forse sto morendo di sete. Il gioco linguistico è quello del morire di sete. Che cosa significa acqua? Per favore, portami dell'acqua perché è da molto che non bevo e rischio di morire. Questo è il significato che ha la parola acqua. D'accordo? Se io dico acqua facendo riferimento alla perdita di una tubatura nel mio bagno. Acqua, acqua, come dire, guardate, c'è dell'acqua qui, chiamate l'idraulico perché potrebbe esserci un danno importante. La stessa parola ha un significato completamente diverso, che è determinato dal contesto, ovvero dall'uso che faccio di quella parola in un determinato gioco linguistico. Oppure, quando giocate ad acqua e fuoco, acqua, 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 fuoco, 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 lì la stessa identica parola, dice Wittgenstein, la stessa identica parola. Che però ha un significato differente perché stiamo giocando a un gioco linguistico differente. Ovviamente, diciamo così, il rapporto tra i vari giochi linguistici, un rapporto lui lo chiama di somiglianze di famiglia, nel senso che noi non dobbiamo prendere il concetto di acqua o il significato di una parola e ritenere che ci sia un elemento che sia comune a tutti i modi che vengono adottati, tutte le modalità di senso che vengono attribuite alla parola acqua, ma sono in rapporto tra loro per somiglianze di famiglia. E questa è la rivoluzione, perciò il superamento del concetto di concetto. Che cos'è il concetto di acqua? Secondo una tradizione si potrebbe dire, sì, va bene, l'acqua viene utilizzata, la parola acqua, in diverse maniere, però c'è un elemento comune. Quell'elemento comune ai vari giochi linguistici, perciò quasi una sorta di elemento che caratterizza tutta la vastità indefinita dei modi in cui possiamo utilizzare il termine acqua, quello
mi dà la definizione da vocabolario, ovvero mi dà il concetto. E no, dice Wittgenstein, non stanno così le cose. Perché il rapporto fra i vari giochi è un rapporto di somiglianze per famiglie. E come sono fatte le somiglianze? Voi prendete una foto della vostra famiglia e poi trovate, che ne so, lo zio che ha il naso uguale a vostro figlio, però vostro figlio ha gli occhi che sono uguali al padre. Il padre ha degli elementi che sono simili a quelli del cugino. Allo stesso tempo, però, io so che è una famiglia, il cugino potrebbe non avere nessunissimo tratto in comune rispetto a quello dello zio. Perciò, in realtà, si tratta di diciamo così, della capacità, e lo vedremo, questo è importante, di cogliere di colpo questa somiglianza. Cioè io colgo una somiglianza che si aggira fra tutti questi giochi linguistici, quando parliamo di linguaggio e di acqua, c'è qualcosa che però può mettere in comunicazione dei giochi linguistici, tralasciandone altri, che a loro volta però saranno in comunicazione con altri e hanno qualcosa in comune con quelli, però hanno altre cose con altri, rispetto a quest'altro non c'è nulla, però io colgo la somiglianza e cogliere la somiglianza non è un processo logico, perché se fosse un processo logico ci dovrebbe essere un tratto comune che mi permette di cogliere il concetto di quella parola. E invece quello che accade è cogliere di colpo, cioè io vedo che c'è qualcosa che mette tutto in comunicazione, ma non è una comunicazione onnicomprensiva, perché a quel punto potremmo riuscire a utilizzare il concetto di concetto e a quel punto utilizzare quel principio per una definizione univoca e assoluta. Andiamo avanti leggendo alcuni altri passi. Guardate. Quanto più rigorosamente consideriamo il linguaggio effettivo, tanto più forte diventa il conflitto tra esso e le nostre esigenze, tanto più diventa stringente il linguaggio, vogliamo logicizzare il linguaggio, tanto più diventa inutile. Ok? La purezza cristallina della logica non mi si era affatto data come un risultato, era un'esigenza, questo lo fa la logica. Perciò la pretesa di avere un linguaggio rigoroso in grado di esaurire tutte le sfaccettature delle parole potrebbe sembrare una cosa positiva a quel punto, e invece no, alla fine io con quel linguaggio non ci faccio nulla. Il conflitto diventa intollerabile, l'esigenza minaccia a questo punto di trasformarsi in un qualcosa di vacuo. Siamo finiti su una lastra di ghiaccio, la lastra di ghiaccio della logica, che dice, ammazza, cioè, la logica è perfetta, nel senso non ho più questi problemi di incomprensione, eccetera. Sì, però è una lastra di ghiaccio. È troppo liscia, manca l'attrito e perciò le condizioni sono in certo senso ideali, ma appunto per questo non possiamo muoverci. Vogliamo camminare, dunque abbiamo bisogno dell'attrito. Torniamo sul terreno scabro, che è quello del linguaggio quotidiano. E ve ne leggo un'altra. Quando i filosofi usano una parola, sapere, essere, oggetto, io, proposizione, nome, e tentano di cogliere l'essenza della cosa, ci si deve sempre chiedere: questa parola, e perciò sapere, essenza, libertà, questa parola viene mai effettivamente usata così nel linguaggio ordinario, nel quale ha la sua patria? Noi riportiamo le parole dal loro impiego metafisico indietro al loro impiego quotidiano, straordinario. Cioè, vedete qual è il paradosso della metafisica? Si mette a parlare di essenza e poi io quando sto parlando, finisco la mia lezione di filosofia, quelle stesse parole le utilizzo dando un significato completamente differente. Poi pensate anche come può essere il concetto, prima ho detto libertà, no? Oppure altre parole chiave che si possono ritrovare nella storia del pensiero, anima. Mettiamola così, l'anima. Allora uno si mette lì. Si chiude nella sua stanza, abbiamo pure tanto tempo in questo periodo, e comincia a leggere che cos'è l'anima, la patristica, la filosofia medievale, poi i filosofi contemporanei, i teologi che dicono che l'anima è. Poi uno smette, finisce la sua lezione, ritorniamo nel linguaggio quotidiano, perché non è che siamo filosofi dalla mattina alla sera, nel senso che poi facciamo altri giochi linguistici. In questi altri giochi linguistici la stessa parola, anima, non c'entra assolutamente nulla col significato che gli abbiamo attribuito in ambito metafisico quando stavamo ascoltando una lezione di filosofia. Perché, per esempio, tornate agli esempi prima, anche per fare un po' di. Per esempio, all'anima, anima, d'accordo? Oppure, non lo so, anche per esempio il concetto di libertà, noi utilizziamo il concetto di libertà spiegando cos'è la libertà. E poi ci rendiamo conto nel linguaggio quotidiano che utilizziamo quella parola in maniere completamente differenti. E perciò è un'ulteriore dimostrazione che il significato della parola libertà sta nell'uso che ne facciamo.
nei vari giochi linguistici. E per il 90% delle nostre giornate siamo in giochi linguistici che hanno a che fare con la vita quotidiana. Vediamo se c'è qualche altro passo. Esempio, per spiegare meglio la questione delle somiglianze di famiglia, vi leggo i paragrafi 65, 66 e 67. Qui ci imbattiamo in una grossa questione che sta dietro a tutte queste considerazioni. Infatti mi si potrebbe obiettare, te la fai facile. Parli di ogni sorta di giochi linguistici. Ogni gioco d'altronde ha le sue regole, d'accordo? E il problema, vedremo qui per Wittgenstein, è che cosa è un gioco, dato che lo devi utilizzare in quanto concetto. E se tu mi dai il concetto di gioco, cadi nella stessa contraddizione che stavamo dicendo prima, no? Tu te la fai facile, parli di ogni sorta di giochi linguistici, ma non è ancora detto che cosa sia l'essenziale del gioco linguistico e quindi del linguaggio. Che cosa sia comune a tutti questi processi e ne faccia un linguaggio o parte di un linguaggio. Così ti esoneri proprio da quella parte della ricerca che a suo tempo ti ha dato i maggiori grattacapi, cioè quella riguardante la forma generale della proposizione e del linguaggio. E questo è vero. Invece di mostrare quello che è comune a tutto ciò che chiamiamo linguaggio, io dico che questi fenomeni non hanno affatto in comune qualcosa. Tutti i giochi linguistici non hanno affatto in comune qualcosa. La parola acqua, come viene utilizzata, non ha in comune non c'ha nulla in comune nei vari giochi. In base al quale impieghiamo per tutti la stessa parola. Questi usi sono imparentati, imparentati, l'uno con l'altro in molti modi differenti. E grazie a questa parentela o a queste parentele li chiamiamo tutti linguaggi. Considera ad esempio i processi che chiamiamo giochi. Intendo i giochi da scacchiera, i giochi di carte, i giochi di palla, gare sportive e via discorrendo. Che cos'è comune a tutti questi giochi? Allora, io parlo di giochi, d'accordo? C'è un elemento che caratterizza tutti i giochi che esistono al mondo, che sono stati creati, che si creeranno in futuro? No. Io riconosco quando due bambini stanno giocando? Sì. Perché hanno magari qualche elemento in comune rispetto ad altri giochi che ho visto, ma non c'è un elemento caratterizzante tutti i giochi. E secondo i logici questo mi dovrebbe portare a considerare il fatto che la parola gioco è insensata, perché non c'è il concetto di gioco. Invece no. Non dire deve esserci qualcosa di comune a tutti, altrimenti non si chiamerebbero giochi. Ma guarda se ci sia qualcosa di comune a tutti. Infatti, se li osservi, non vedrai certamente qualche cosa che sia comune a tutti, ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne vedrai tutta una serie. Come ho detto, non pensare, ma osserva. Vediamo somiglianze emergere e sparire, vediamo una rete complicata di somiglianze che si sovrappongono e si incrociano a vicenda. Somiglianze in grande e in piccolo. E questa è la teorizzazione delle somiglianze di famiglia. A conclusione, quella di oggi probabilmente è la lezione più ostica, l'avete intuito, più ostica di sempre. C'è un ultimo elemento, è molto interessante perché, ecco, per esempio anche questo è bello, confronta sapere e dire. Sapere e dire. E qui anche sfugge quell'interpretazione per cui tutto debba essere consegnato alla logica e tutto debba essere, si debba dire. E dice: quanti metri è alto il Monte Bianco? Questa è una domanda logica. Io vado a cercare su Wikipedia e rispondo. Come viene usata la parola gioco? Già qui cominciano a essere complicate le cose. Che suono ha un clarinetto? Questo è fantastico. Che suono ha un clarinetto? Dice, ah, dici ti mancano le parole? E allora inventale, dice Wittgenstein, inventale se è un problema che manchino le parole. Ma c'è una parola che può esaurire e spiegare il suono di un clarinetto? A un certo punto dirà l'aroma del caffè. Io entro dentro una stanza e sento, vedete, il sentire, sento che stavo fatto il caffè. Posso tradurre quella sensazione in linguaggio? Non posso tradurla in linguaggio, è impossibile. Ha a che fare appunto col sentire. E questo presuppone il fatto che l'ordine delle parole, l'ordine del dicibile, non può esaurire completamente l'orizzonte invece di quello che non può essere detto e che comunque proviamo. A questo punto è interessante anche quello che è il rapporto e la riflessione di Wittgenstein a proposito anche dell'immagine. Perché tutto questo lo ritroviamo a proposito del cosiddetto cogliere di colpo. Cogliere di colpo significa, appunto, viene attribuito a quella capacità di cogliere le somiglianze quando ci sfugge il concetto fondamentale, ma è il modo in cui, per esempio, ci relazioniamo alle immagini. Per
Wittgenstein. Perché nel momento in cui ci relazioniamo a un'immagine, l'esempio fa Wittgenstein è noto, è il passaggio alla logica, all'estetica, ovvero la differenza tra sapere e dire. Non tutto quello che sappiamo può essere detto. D'altronde, se io vedo un'immagine come questa, è diventata famosa, l'immagine lepre coniglio, vedete? Io non posso spiegarvi logicamente come si passa dall'anatra al coniglio, d'accordo? Non ve lo posso spiegare logicamente. Dice Wittgenstein, io colgo di colpo il coniglio e poi mantengo, non è che l'immagine del coniglio è più vera rispetto a quella dell'anatra, il fatto che sia un'immagine più vera o meno vera significherebbe ritornare ai criteri della logica. L'immagine invece, come in questo caso, si apre in maniera indeterminata alle interpretazioni. Indeterminate, e poi sono soprattutto due, ovvero può essere vista come un'anatra e può essere vista come un coniglio, che una è vera e l'altra è falsa. Oppure io posso dirvi logicamente qual è il procedimento da fare affinché voi vediate un coniglio, vediate una... No, lo cogliete di colpo. E questo cogliere di colpo sfugge ai criteri della logica. E un logico, quando sente cogliere di colpo, sente il termine sentire, la differenza tra sapere e dire, non può accettarlo, perché il logico crede nella possibilità di tradurre tutte le sensazioni, il linguaggio e le immagini in criteri verificabili. Quello che dimostra Wittgenstein in questa sua seconda fase è che c'è qualcosa di più fondamentale della logica stessa. Qui finisce questa lezione, particolarmente ostica. Per chi ha i miei contatti, se volete ulteriori indicazioni, sono, sarò ben lieto di darvene. E ci vediamo alla prossima lezione, che già ve l'annuncio, sarà su un altro filosofo del Novecento, che è Jean-Paul Sartre.